Corsa senza frusta. Al via in 11, Vandalo Daisy con Paolo Sbocchi, Zigano ZS, Ciro Ciccarelli, Allegra VF, Vincenzo Petrella, Volton Jet, Mario Rubino, Vasco Denigrif, Filippo Esposito, Ulterior Vill, Elena Villani, Zarda, Yolanda Iannaco, Ambra LJ, Vincenzo Bisogno. In seconda fila, Bailando Col, Bruno Arbore, Zirac, Antonio Vitiello, Zarbon, Michelangelo, Francese, macchina a 150 metri dal punto dello stacco. Buono l'allineamento, discosto il 7 di Zarda e leggermente anche l'8 di Ambra LJ. Partiti, c'è lotta per il comando con Volton Jet che cerca di contenere quelli all'esterno ed è in vantaggio, sopravanzato da Vasco Deni e Ulterior Vill. Insiste Ulterior Vill all'attacco di Vasco Deni, 13 e 4 per il lancio. Lotta tra Filippo Esposito e Elena Villani. Filippo Esposito non vuol cedere la posizione all'avanguardia, alla passionaria Villani, la quale insiste all'esterno con il suo Ulterior Vill a prezzo di un parziale veemente. I due vengono ancora in dibattito aperto qui davanti al passaggio delle tribune e completano 600 metri di gara in 49. Vasco Deni contiene definitivamente Ulterior Vill, poi c'è Volton Jet all'esterno, Zirac nelle prime posizioni, anche Zigano ZS. Cavalli al passaggio del paletto di metà gara che Vasco Deni passa in 56 e 9. Ulterior Vill si tiene sempre largo, infilato all'interno da Volton Jet, poi Zirac e Zigano, cavalli che vengono al passaggio del chilometro che Vasco Deni passa in 1:11 e 9. E Vasco Deni sempre in vantaggio, Ulterior Vill sembra un po' in bolletta, al largo di tutti si migliora Vandalo Daisy anticipato da Zirac, il paletto dei tre quarti di miglio in 1:26 e 9. Vasco Deni ancora in vantaggio su Volton Jet e compagnia, è sostenuto da Filippo Esposito, ricordiamo che siamo senza frusta, Vasco Deni ora sembra accusare un po' la fatica, Volton non sa dove andare, i cavalli entrano all'ingresso in retta d'arrivo, Volton Jet prova a fare lo spunto su Vasco Deni, il quale ancora sempre e comunque in vantaggio, Vasco Deni Griff, Volton Jet e per il terzo Zirac. Io sul mio cronometro 1:57 secchi per Vasco Deni Griff e Filippo Esposito che l'hanno meritata tutta. Al secondo il 4 di Volton Jet, al terzo Zirac che contiene Vandalo Daisy sin sul palo, quinto per la cronaca Ambra LJ. Vince quindi Vasco Deni Griff allenato da Giuseppe Citarella della scuderia Esposito e guidato magistralmente da Filippo Esposito. È tutto, linea alla regia.